Pace e bene. Oggi vorrei raccontarti una storia intitolata Quanto pesa un bicchiere d'acqua. Ci troviamo in California, in un'università. Un professore della facoltà di psicologia fa il suo ingresso in aula, come ogni martedì. Il corso è uno dei più gremiti e decine di studenti parlano del più e del meno prima dell'inizio della lezione. Il professore arriva con il classico quarto d'ora accademico di ritardo. Tutto sembra nella norma, ad eccezione di un piccolo particolare. Il professore ha in mano un bicchiere d'acqua. Nessuno nota questo dettaglio finché il professore, sempre con il bicchiere d'acqua in mano, inizia a girovagare tra i banchi dell'aula. Gli studenti si scambiano sguardi divertiti, ma non particolarmente sorpresi. Sembrano dirsi: eccoci qui. Oggi la lezione riguarderà sicuramente l'ottimismo. Il professore ci chiederà se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. Alcuni diranno che è mezzo pieno, altri diranno che è mezzo vuoto. I nerd diranno che è completamente pieno, per metà d'acqua e per l'altra metà d'aria. Tutto scontato. Il professore invece si ferma e domanda ai suoi studenti: secondo voi quanto pesa questo bicchiere d'acqua? Gli studenti sembrano un po' spiazzati da questa domanda, ma in molti rispondono: beh, il bicchiere ha certamente un peso compreso tra i 200 e i 300 grammi. Il professore aspetta che tutti gli studenti abbiano risposto, poi propone il suo punto di vista. Il peso assoluto del bicchiere d'acqua è irrilevante. Ciò che conta davvero è per quanto tempo lo tenete sollevato. Felice di aver catturato l'attenzione dei suoi studenti, il professore continua: sollevatelo per un minuto e non avrete problemi. Sollevatelo per un'ora e vi ritroverete un braccio dolorante. Sollevatelo per un'intera giornata e vi ritroverete un braccio paralizzato. In ognuno di questi tre casi il peso del bicchiere non è cambiato, eppure più il tempo passa più il bicchiere sembra diventare pesante. Lo stress e le preoccupazioni sono come questo bicchiere d'acqua. Piccole o grandi che siano, ciò che conta è quanto tempo dedichiamo loro. Se gli dedichiamo il tempo minimo indispensabile, la nostra mente non ne risente. Se iniziamo invece a pensarci più volte durante la giornata, la nostra mente inizia a essere stanca e nervosa. Se pensiamo continuamente alle nostre preoccupazioni, la nostra mente si paralizza. Quindi conclude dicendo: per ritrovare la serenità dovete imparare a lasciare andare stress e preoccupazioni. Dovete imparare a dedicar loro il minor tempo possibile. Dovete imparare a mettere giù il bicchiere d'acqua. Sì, specialmente quando arriva la sera e in particolare quando ci si ritrova ad affrontare situazioni di non immediata soluzione, è importante imparare a deporre il bicchiere. Meglio ancora, affidarlo a Dio, proprio come dice la scrittura: gettate in Lui ogni vostra preoccupazione, sapendo che Egli ha cura di voi. Che il buon Dio ti benedica.